Carlo Taormina, avvocato, politico, giurista e accademico italiano, qualche giorno fa ha pubblicato un post nella sua pagina Facebook che vorrei leggere con voi. Credo che egli non abbia bisogno di presentazioni, ma mi piace citare il fatto che da politico ha abbandonato il Movimento 5 Stelle del quale faceva parte al momento della nascita del governo Conte 2. Durato dal 5 settembre 2019 al 13 febbraio 2021, perché contrario all'alleanza con il Partito Democratico. Già da tempo l'avvocato aveva espresso dubbi in merito alla gestione della pandemia da parte del governo e si è schierato in prima linea a fianco dei cittadini per la ricerca della verità. Ecco il suo post. Siamo arrivati al punto di non ritorno. Le libertà inviolabili non esistono più. Le libertà sono diventate una concessione mentre sono innate in ciascuno di noi. La giustizia è in mano ad un sistema corrotto ed è sempre più violenta nei confronti dei cittadini che vengono condannati da innocenti e vengono buttati in carceri che sono imperniate sulla tortura e la violazione dei diritti umani, imposti da tutte le carte internazionali. La sovranità dello Stato italiano è azzerata, perché anche giuridicamente dipende dall'Europa, fino ad essere stata messa sotto i piedi la Costituzione. È tornato il comunismo, perché lo Stato è diventato un grande ente assistenziale, che dà soldi a tutti, industrie, imprese, commercianti, professionisti, artigiani, bonus all'edilizia addirittura per il 110%, con la drammatica conseguenza che lo statalismo ha ucciso la logica dell'economia di mercato e la libertà dell'iniziativa economica, per di più utilizzando soldi presi in prestito dall'Europa e da restituire con gli interessi, così mettendosi a vita il laccio al collo dell'usura europea e che traduce in usuraio anche lo Stato italiano. Il Parlamento è stato totalmente asfaltato. Il governo non esiste, perché il ruolo di Draghi è quello di un autentico dittatore che non tollera nemmeno il confronto con le parti sociali, abbandonando i tavoli di trattativa in preda ad isteria, che altro non è che assolutismo dittatoriale. La libertà di manifestazione del pensiero non esiste più. Le piazze sono svuotate con manganellate e violenze fasciste di polizia e carabinieri. Questa situazione deve essere ribaltata subito. Occorre la mossa del cavallo, che non può che essere altamente traumatica. La mossa è quella di far cadere immediatamente il governo, cacciando il pericolosissimo Draghi dal suo ruolo e andando rapidamente ad elezioni. Non bisogna avere remore o paure, perché di fronte all'inversione del ruolo dello Stato, da entità sottoposta al cittadino a Stato padrone prevaricatore di sudditi, ogni altra cosa passa in secondo piano. La politica deve riprendere le redini dello Stato secondo la volontà espressa dai cittadini. La sovranità dello Stato deve prevalere sulla tecnocrazia dell'Europa. L'economia deve essere basata sull'iniziativa privata, con l'intervento dello Stato per i beni essenziali. Il Parlamento deve comandare e controllare. Il governo deve essere autorevole ma sistematicamente controllato. La giustizia deve essere rivoltata come un calzino. Il capo dello Stato deve essere l'esatto contrario di Mattarella, che sta infliggendo ai cittadini una magistratura scandalosa, non essendosi preoccupato di sciogliere il CSM nemmeno dopo le porcherie emerse dal caso Palamara. Il partito che si sfili ora dal governo, facendolo subito cadere, così da determinare l'auspicato cataclisma, vincerà le elezioni. Parole molto dure nei confronti di Draghi e del suo governo, che sta vessando il popolo italiano ormai da troppo tempo. La soluzione che Taormina propone
è quella di mandare tutti a casa immediatamente ed andare a nuove elezioni, prima che la situazione diventi irreparabile. Voi che idea vi siete fatti di tutto questo? Fatemelo sapere in un commento. Se ti è piaciuto, lascia un grande like e se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale.